Buongiorno a tutti. A me spetta l'onore di darvi il benvenuto in questa giornata particolare e intanto di scusarmi con le centinaia di persone che non sono riuscite a entrare. Noi non ci aspettavamo per oggi un'affluenza così. Scusateci, ma è un buon segno per noi, un buon segno per Giorgia, un buon segno per Fratelli d'Italia. Penso che non ci sia nessuno stupito del fatto di trovarsi qua oggi, perché questo percorso inizia per molti di noi nel 2011, quando ci accorgemmo che le politiche di Monti sarebbero state disastrose per il Paese, quando ci ritrovammo con alcuni di voi all'auditorium della conciliazione, mentre altri si ritrovavano, altri dell'allora centrodestra, per chiedere a Monti che facesse il leader del centrodestra in un'altra sala nel Comune di Roma, perché è proseguita con un percorso coraggioso 5 anni fa alle elezioni, partendo un mese prima, raccogliendo quel nulla che avevamo se non la nostra speranza e i nostri sogni. E ci ha portato con coerenza a non prestarsi al governo Letta, poi al governo Renzi, poi al governo Gentiloni, a dire sempre alle consultazioni no, noi ci siamo stati eletti da una parte e non possiamo cambiare. È un percorso lungo quello che ci porta qua oggi. Un percorso di serietà, onestà, coerenza, che però ci troviamo molto spesso soli ad affrontare. È il percorso più difficile, perché è un percorso che non ti regala posti di potere, non ti regala visibilità, non ti regala amici. Essere coerenti e seri è difficile. Ma noi abbiamo scelto fin dall'inizio la strada più difficile. Voglio ringraziare per questo Giorgia, che questa barra l'ha sempre tenuta dritta. Noi gli siamo stati di supporto, le abbiamo dato ogni tanto aiuto, ma è lei che ha voluto mantenere, ha avuto la forza di mantenere questa barra dritta. E oggi siamo qua a dire una cosa molto banale ai cittadini italiani. Noi non tradiremo il vostro voto. Noi staremo coerentemente nella parte che vi diciamo oggi. Lo faranno tutti i nostri candidati. Abbiamo voluto che foste tutti qua per impegnarvi, perché l'impegno non può essere del partito, deve essere singolo. Il partito non può garantire per nessuno di noi. Io posso garantire per me, voi per voi, e dobbiamo farlo di fronte all'Italia, perché sia un impegno solenne, perché sappiano che i voti dati a noi non saranno voti sprecati. E allora, non rubo troppo tempo, dietro di me, dopo di me, interverranno 10 persone, 10 patrioti li abbiamo chiamati, che questo impegno lo manterranno e dichiareranno qua il loro impegno, e poi concluderà Giorgia. E io parto a presentare il primo, e siccome tutti invecchiamo, mi metto gli occhiali, che devo fare? Antonio Guidi. Antonio è un medico con specializzazione in neurologia e neuropsichiatria infantile. È stato ministro della famiglia e sottosegretario alla salute nei governi Berlusconi. Ha insegnato psicologia della disabilità all'Università La Sapienza di Roma. Attualmente è presidente della Consulta per il Terzo Settore di Fratelli d'Italia e componente dell'ufficio di presidenza, oltre che membro del comitato scientifico della Fondazione Italia USA. È candidato al Senato in Umbria. È nato con una... Ciao Antonio.